Buonasera a tutti, anzi siamo in pochi, ecco siamo quattro spettatori tenendo conto che uno sono io, uno è Eva, quindi ce ne sono due, ma non importa, stasera facciamo una serata diversa, niente tecnicismi sugli insetti, ma qualcosa di più frivolo, qualcosa ma magari anche più interessante perché parliamo di cinema. Gli insetti nel mondo del cinema, ovviamente non solo insetti, perché già vediamo dalla sigla che c'è un ragno,
E quindi i ragni, come abbiamo sempre detto, non sono insetti, ma sono artropodi, anzi, fanno parte degli artropodi aracnidi, aranee. E ho trattato una piccola parte in questa serata relativa ai ragni, ma vedremo un po' il tutto strada facendo. E partirei con una piccola segnalazione su un libro di Tamara Sandrin dal titolo Insetti giganti, alieni mostruosi, alterità e animalità del cinema di fantascienza degli anni 50 e 60. Proprio perché partiremo con la nostra storia del cinema, degli insetti del cinema in questo periodo, ossia negli anni 50 e 60. La fantascienza può diventare un paradigma della realtà quando mette in scena i nostri comportamenti nei confronti dell'altro, sia che sia un essere umano che non sia un non umano, quindi un alieno, un animale. E il libro che vi ho citato c'è la visione e l'analisi di alcuni film di fantascienza degli anni 50 e 60 che dimostra che l'approccio dell'uomo verso l'alieno o verso l'animale alieno, perché teniamo conto che gli insetti rappresentano un mondo a sé, l'ho citato parecchie volte nei miei documentari, che quando ci avviciniamo al mondo degli insetti è come entrare in un mondo a sé con il proprio ecosistema, con i propri equilibri e con le proprie situazioni di vita e di biodiversità. Quindi l'approccio dell'uomo verso l'alieno e l'animale è sempre votato al dominio e alla distruzione, al disprezzo e alla denigrazione, interpretati con tutti i mezzi possibili. Ecco, questa è una visione che era molto legata, secondo me, io do una mia opinione, al periodo degli anni 50 e 60 nel cinema. Successivamente abbiamo avuto almeno penso che ci sia stata una visione diversa dell'approccio degli animali, degli insetti, perché teniamo conto che ci sono gli insetti, gli animali vengono quasi sempre inseriti nel mondo dell'horror. Dicevo, c'è stato un approccio diverso almeno negli ultimi 10 anni. Bene, allora, di cosa parliamo? Vediamo, ho un piccolo problema tecnico qua davanti, sistemato. Ok. Parliamo, la prima cosa di cui parliamo sono gli insetti giganti. Infatti, negli anni 50 e 60 i film rappresentavano questi enormi esseri. E come stiamo vedendo in questo caso c'è il ragno gigante, ma c'erano anche altri animali che vedremo man mano. E penso che molti di voi avranno visto in questi film, molti dei film che io andrò a citarvi. E parliamo quindi, si stava iniziando con gli anni 50, anni 50 e 60, è il primo film di cui vi voglio fare solo una brevissima citazione, perché si parla sempre di insetti giganti. Era questo, che era la mantide omicida, praticamente un'enorme mantide sviluppata non chiaramente, perché ovviamente non si è ingrandita enormemente e aggredisce tutti quelli sul posto, sui vari posti, i camioncini, un po' alla Godzilla. Sempre nel 1957 Jack Arnold aveva diretto Tarantula, che era quello che abbiamo visto proprio l'immagine d'inizio. E dopo aver girato Tarantula, ha girato nel 1957 Radiazioni BX, Distruzione Uomo. E questo film narra la storia di un uomo che a causa di una nube radioattiva rimpicciolisce progressivamente, trovandosi a lottare per la propria vita con il mondo circostante. Quindi, se prima avevamo il ragno che per le radiazioni nucleari era diventato enorme, in questo caso, sempre per le radiazioni nucleari, l'uomo si rimpicciolisce. E un piccolo errore che ho fatto: il film Tarantula che vediamo qua dietro è del 1955, mentre il film di cui ho parlato, quindi Radiazioni, è del 1957. Comunque, come abbiamo detto, vengono scelti sempre animali aggressivi, tipo il ragno, a volte gli scorpioni, a volte le mantidi. Perché sono rimasti un classico del genere, rappresentati come dal film giapponese, dal mostro giapponese Godzilla. Hanno solo ingrandito, invece di ingrandire una lucertola radioattiva, anche quella nel mondo di Godzilla, hanno ingrandito degli insetti. E
Torniamo indietro di un paio d'anni e torniamo al 1954, e sempre insetti giganti, stiamo parlando infatti in questo momento di insetti giganti, ed eccolo qua, Dem, non so se qualcuno di voi l'ha visto, Dem, assalto alla Terra. E in questo caso erano delle formiche aliene che atterrano sul nostro pianeta e dovrebbero invadere. Qua vediamo i classici soldati americani che erano tipici dei film di quel periodo e che assalgono queste formiche. Gli effetti speciali, rendiamoci conto del periodo, non erano eccezionali, però una buona rappresentazione. I film in ogni caso continuano con la vendetta del ragno nero del 58, poi le vespe, una sorta di versione femminile della storia del dottor K. Chi di voi sa chi era il dottor K? La storia del dottor K in realtà era la prima versione della Mosca. Eccola qua. Cosa succedeva in questo film? Praticamente ce ne sono due versioni. Una che il dottor K si inverte con la mosca e quindi ha la testa della mosca e la mosca la testa del dottor K. Poi c'è un'altra versione in cui c'è il cambio, che è quella che dopo verrà ripresa negli anni successivi, negli anni 80, in The Fly con Goldblum. Quindi questo film, vediamo comunque che gli effetti erano abbastanza carini, fatti abbastanza bene. Guardiamo la mano trasformata. Questo è un dietro le quinte, una foto di un dietro le quinte di quel periodo. E vediamo che è fatta molto bene il trucco, almeno su quello erano riusciti parecchio bene. E gli anni 60 vedono un netto calo della presenza. Questa è un'anteprima, ok? Della presenza degli insetti nelle pellicole, forse non pagavano abbastanza gli insetti, non si sa. Vabbè, ma erano gli effetti, era il periodo in cui c'erano gli splatter, c'era tutta un'altra serie di cose che stavano prendendo. Teniamo conto che alla fine degli anni 60 c'era l'inizio anche dell'horror a livello di thriller, lo psicothriller horror. Gli inizi di Dario Argento per capirci, ma c'era anche Lamberto Bava con i suoi gli effetti, film in bianco e nero che avevano delle belle storie e belli effetti, perché teniamo conto che in quel periodo l'horror italiano era uno dei migliori al mondo, stranamente, ma era così. Bene, nel 1975 uscì un altro film, quindi abbiamo saltato gli anni 70, andiamo nel 75, cioè anni 60, anni 70, andiamo nel 75, uscì film Bug, un insetto di fuoco, che racconta la storia di insetti intelligenti provenienti da un altro pianeta, anzi scusate, non da un altro pianeta, ma dalle profondità della Terra, e avevano la capacità di creare incendi. Nel 77, un film cult, almeno per chi è piaciuto, almeno a me è piaciuto tantissimo, me lo sono guardato, hanno fatto parecchi e anche i seguiti e altri remake. Era Tremors, eccolo qua. Non so se ve lo ricordate, quegli enormi insetti in questa valle, non insetti, questi enormi vermoni che venivano attirati da tutto ciò che tremava sulla terra e ingoiavano tutto quello che trovava. Era famosa la scena in cui tutti quanti erano sopra le case all'interno del paese che erano arrivati. Comunque, un film che a me è piaciuto molto. Hanno fatto, se non sbaglio, due seguiti, che era Tremors 2, dove c'era il vermone bianco, e se non sbaglio Tremors 3, che addirittura lo stadio, sempre prendendo dal mondo degli insetti, quindi queste dovevano essere delle larve che si impupavano, si trasformavano, e successivamente diventavano dei mostri volanti molto grandi. Il terzo, devo dire che come film mi ha lasciato un po' perplesso, non è stato quella grande cosa. Però il primo, devo dire che come sia come particolarità dell'idea e come voglia di creare un qualcosa di nuovo era molto valido. E negli stessi anni abbiamo altri film, sempre con gli insetti all'interno, cioè sempre con protagonisti, insetti, artropodi, molluschi giganti che sono
presenti, e non so, vi faccio qualche titolo come L'impero delle termiti gigante o L'invasione dei ragni giganti. I ragni torneranno spesso nella nostra, nel cinema, cioè gli insetti giganti stranamente ritornano, magari non in maniera preponderante, però io ho visto che qualsiasi film sui ragni, sugli insetti giganti, un minimo di ascolto, un minimo di seguito ce l'ha. E andremo a vedere successivamente gli altri film. Adesso stiamo facendo una piccola carrellata sugli insetti, sugli animali giganti. Lascio stare tutta la parte relativa a coccodrilli, piranha, serpenti, squali. Buonasera Fabiola. Grazie di essere presente. Quindi lascio stare tutta questa parte qua, parliamo solo di insetti, artropodi, qualche mollusco e qualche anellide, qualche verme, insomma, nel mondo del cinema, anche perché sto già staccando molto dal mondo degli insetti, della zoologia e della biologia, quindi parliamo stasera una serata un po' così, diciamo per divertirci, per unire il mondo che io amo, che è quello dell'entomologia, a un altro mondo che amo, che è quello del cinema. Sono un cinefilo e anche un cinofilo a volte perché avevo i cani, mi piacevano. Comunque, ritorniamo al nostro mondo del cinema. Bene, allora, come vi dicevo, stiamo parlando dell'impero delle termiti giganti, l'invasione dei ragni giganti. Gli anni 80 vedono la sparizione quasi totale degli insetti giganti per lasciare ad altri generi, diciamo un po' più splatter. In particolare, non so se vi ricordate, sono incubi un po' alla Nightmare, alla Freddy Krueger, Venerdì 13 con Jason, oppure gli Errise. Questo è il periodo degli anni 80, è quasi esclusivamente dedicato a loro, altre dimensioni o personaggi molto particolari. Quindi gli insetti, i mostri non trovano grande spazio. Più avanti, successivamente, qualcuno si cimenta ancora su forme più o meno grandi di insetti o ragni. E ricordiamo, ecco, su questo è un film che è poco conosciuto e secondo me anche un po' disprezzato dalla critica, ma sottovalutato. Era il 1997 e fra tutti i vari film che sono usciti in quel periodo vorrei ricordare Mimic. Eccolo qua. Mimic, che ha avuto la partecipazione del grande Giancarlo Giannini. È stato un bel film perché aveva un risvolto anche da un certo punto di vista psicologico, non era solo da parte come solo film, ma c'era un risvolto psicologico sia da parte interpretato da Giancarlo Giannini, che aveva un nipote che riusciva a comunicare, che aveva una particolarità, era un po' autistico, ecco, era autistico. E riusciva a comunicare con questa mutazione che era uno scarafaggio gigante che aveva la capacità di assomigliare a una persona. C'era tutta una serie di questi scarafaggi praticamente. Si chiamava infatti Mimic perché era un'evoluzione di uno scarafaggio che era stato trattato in laboratorio e aveva la capacità di mimare, quindi Mimic, quindi di crearsi simili al suo predatore peggiore, che in quel caso era l'uomo. Il film a me è piaciuto, non è, diciamo, il classico horror, non è il classico, è più una storia. A me, un bel film. Penso che Giancarlo Giannini all'epoca l'abbia fatto anche proprio perché aveva trovato qualcosa nel copione. Successivamente poi ci sono stati Spiders del 2001 e un altro film, ecco, questo era molto molto più leggero, molto più semplice, ma che aveva dei buoni risvolti anche a livello entomologico, era Aracatac. C'erano delle cose fatte molto bene, altre cose fatte veramente male, ma praticamente la storia, classico bidone di sostanze chimiche che cade in una pozza d'acqua. E gli insetti si abbevono alla pozza d'acqua e nella zona dove di questa cittadina c'è un allevatore di ragni che va in giro per i campi a raccogliere questi insetti. E questi insetti praticamente hanno bevuto l'ormone della crescita e dandole ai ragni, questi ragni si ingrandiscono.
Ovviamente nella zona c'è una miniera, la persona che ha fatto crescere i ragni sparisce e anche i ragni sono spariti e praticamente attaccheranno la città e ci sono vari esempi simpatici di attacco come il ragno saltatore, l'arzope bruinnichi che arrotola, un arzope perché ricorda l'arzope bruinnichi ma è un arzope, i ragni botola che escono dai tombini o i ragni saltatori che inseguono dei motociclisti. Poi ci sono l'enorme tarantola, però ci sono anche delle cose che sono un po' particolari perché non sono reali in natura, ossia l'aggregazione da parte di ragni diversi per ottenere un unico fine. Comunque non si sa cosa possono fare le sostanze chimiche. È un film che se avete un paio d'ore che non sapete fare, che fare, vi consiglio di vedere. Bene, adesso prendo un attimino di pausa perché sto parlando molto velocemente. Abbiamo parlato adesso di insetti giganti. Fra poco, vi parlerò della parte del mondo fantascientifico. Vi lascio con un video di intermezzo, sarò breve, bevo un sorso d'acqua, e torno molto velocemente. Eccomi, come ho detto, dovevo solo bere un sorso d'acqua. Saluto anche l'Albizza che è arrivata. Buonasera. Allora, cosa stavo dicendo? Sì, gli insetti. Ma guardate, chissà che caso gli insetti. No, erano gli insetti a livello di aliena. Beh, gli insetti hanno avuto un ruolo importante nel mondo del cinema fantascientifico? Direi proprio di sì. E incominciamo. Scusate, mi sono tagliato il dito prima e adesso sto sentendo il segno. Va bene. Gli insetti hanno avuto un grande, grande impatto nel mondo del cinema. Qua vediamo le classiche ragnatele nelle case. Ma andiamo per gradi, continuiamo quindi sulla falsa riga di quello che avevo detto precedentemente. E togliendo un po' di continuità con i film degli insetti giganti e togliendo anche i film degli insetti giganti, c'è ancora parecchio da dire. Infatti, di film con insetti giganti, bestiacce in genere, ce ne sono parecchi in giro, anche di seconda, terza, infima categoria. Comunque, diciamo che ci sono qualche titolo tipo Killer Bees, Swarmed, tutti quelli relativi alle api, alle vespe. Diddle Invasion, Bees, Lo sciame che uccide, ma ce ne sono poi anche molti altri. Poi ci sono i vermi assassini che entrano nel corpo e divorano, i vermi carnivori venuti dalla savana, Squirm, o i ragni come aracnofobia, non so, questo è proprio tratto da aracnofobia, una valle segreta in Amazzonia, se non sbaglio, dove esiste un ragno extravelenoso che per errore viene portato in un paese e riesce ad accoppiarsi con altri ragni del posto e crea questo che vediamo e crea parecchi morti. Questo era Aracnofobia, un film che sinceramente non mi ha detto più di tanto. Comunque, personalmente credo che l'influenza degli insetti nel cinema sia un po' differente, che possa avere sfumature un po' diverse, come l'ha saputo dare il film La Mosca. Questo, ecco, non era la mosca, ovviamente, questo era Swarm, i film sulle api, tutte le varie. Ho preso uno dei più vecchi, che era del 1958, se non sbaglio.
Comunque, quello che volevo farvi vedere, cioè uno dei film che, in cui l'insetto è stato fantastico, era, eccolo qua, The Fly, nelle due versioni, quella del 1958, dove vi raccontavo prima che cambiava la testa della mosca con quella dell'uomo, ma penso che la miglior versione che sia mai stata fino adesso fatta sia quella del 1986 con Jeff Goldblum, l'indimenticabile Brandon Mosca. Questo, vediamo se... Eccolo qua. Era lui, ve lo ricordate? Penso che quasi tutti l'abbiano visto, questo film è praticamente lui che stava creando un teletrasporto, soltanto che nel creare un teletrasporto si era inserita anche la mosca e invece di creare due corpi separati c'è stata una fusione a livello molecolare e praticamente la mosca stava prendendo sopravvento sull'umano. Bellissimo film, a me è piaciuto molto, non so a voi, ma è una cosa... un film che a me è piaciuto. Parecchio. Poi ci sono gli alieni. Alien penso che sia stato molto interessante come film, infatti ne hanno fatti non so quanti remake, parecchie strutture della mostro di Alien, poi hanno fatto le varie versioni, comunque parecchie strutture fisiche di Alien sono tratte da insetti. Lo stesso modo riproduttivo di Alien praticamente è quello degli insetti, perché abbiamo una regina che deposita delle uova e dalle uova escono dei ragnetti, quindi abbiamo sono dei ragnetti che escono, invadono il corpo di un uomo, quindi parassitano un uomo. Se vi ricordate le puntate precedenti, abbiamo visto le vespe che parassitizzano gli altri esseri, quindi gli alieni e parassitizzano un uomo e dall'uomo viene fuori la nuova larva. Quindi hanno, nonostante magari la somiglianza a livello fisico sia molto lontana, anche se ci sono degli aspetti particolari anatomici che ricordano gli insetti, e in questo caso proprio tutta la parte biologica del film, quindi degli alieni, ricorda molto gli insetti. Diciamo che nella maggior parte dei film in cui gli alieni sono mostri, sono cattivi, raramente hanno fattezze umane, ma il più delle volte hanno sembianze insettoidi. Anche perché sono molto più alieni gli insetti di quanto noi possiamo immaginare. Ecco qua, vediamo l'alieno. C'è la forma della coda che ricorda quella dello scorpione, il morso che ce l'ha, ricorda metà granchio, e la parte umanoide che è data dalle braccia delle gambe. Se vi ricordate, adesso io non l'ho scaricata, la regina, questo è un altro, la regina di Alien ha l'aspetto di una grande mantide. Può ricordare parecchio una grande mantide. Ecco, poi abbiamo altri film famosi a livello di alieni, quindi abbiamo Independence Day e La guerra dei mondi, due grandi film. Lì gli alieni hanno un aspetto umanoide, ma anche un aspetto parzialmente alieno. E vi siete mai accorti di una cosa? Sono molto simili. Gli alieni di Independence Day e La guerra dei mondi sono morfologicamente simili, che siano dello stesso sistema solare oppure non avevano molta fantasia chi l'ha creato. E avevano una testa vagamente insettoide, anche se personalmente non saprei dirvi bene quale insetto ricordino, perché ce ne sono talmente tanti. Comunque, ecco qua. Questo dovrebbe essere quello di Independence Day, mentre questo è quello della Guerra dei Mondi. Notare la forma della testa, se non ricorda. Questa è tra l'altro un'inquadratura un po' presa più da dietro, però l'aspetto è molto simile. Sembrano quasi lo stesso alieno. Bene, caso diverso invece è un altro grande film che a me è piaciuto e secondo me hanno perso l'occasione per fare un buon seguito. Era Starship Troopers.
Quando, non so se chi di voi l'ha visto, praticamente gli umani hanno conquistato lo spazio, sono andati nei vari pianeti e si sono incontrati con un'altra razza che sono questi insettoidi, che vengono chiamati arachnidi in realtà, che combattono per la conquista dei vari mondi. Finché si arriva a uno scontro finale in cui si rischia anche che la Terra venga invasa, ci sono le varie categorie di soldati, la storia è più legata alle varie categorie, a una serie di amici soldati che fanno il corso insieme, poi c'è chi diventa mago, chi fa il controllore della mente, chi fa il soldato vero e proprio, la carne da macello. Comunque, in questo film, anche qua la regina esiste una regina che depone le uova ed è quella che crea tutti questi vari mostri insettoidi. E qua sono proprio, vengono chiamati arachnidi e sono degli insetti. Se ne trovano di varie forme, misura, colore e di tutto. A me è un film che è piaciuto, forse mi piacciono film di questo tipo. Ma non sono così male. Ecco, a me piacciono i film in cui posso. Piacciono anche i film impegnati, ma piacciono i film in cui posso passare la serata senza dover pensare troppo. E quindi questi sono i film ideali. Questo ve lo ricordate? Vediamo, sono riuscito a trovare un'immagine. Beh, questo film è abbastanza famoso, era Man in Black. E nel primo Man in Black gli alieni sono moltissimi, ma vi ricordate chi era il cattivo? Era la blatta gigante, chiamato The Bug. Era quell'uomo che faceva il disinfestatore che andava in giro sul furgone e lo scarafaggio. Aveva questo enorme scarafaggio, era un uomo, però parlava in modo strano e prima di finire si trasformava in questo enorme scarafaggio gigante che tra l'altro inghiotte l'amico di Will Smith, adesso non mi ricordo l'attore come si chiama, che lo fa fuori da dentro praticamente. Si fa inghiottire con l'arma e lo uccide sparandogli dallo stomaco. Ecco, questo invece è un film di cui vi parlo dopo, ritorniamo qua. Allora, questo era The Bug, dopo c'è un altro film che era Alien Apocalypse. Film di terza categoria, nulla di che. Gli alieni sono praticamente delle enormi locuste. Bellissimo film con molti risvolti psicologici, quindi nel senso abbastanza recente, anche abbastanza recente, è District 9, in cui degli alieni arrivano sulla Terra, gli si disfa il disco volante praticamente e vengono relegati in dei distretti praticamente. È un film sull'apartheid, solo che in questo caso non abbiamo le persone di colore, di altro genere, di altra razza, di altro credo, ma sono degli alieni. E vengono chiamati nel film gamberoni e sono in realtà un connubio fra molluschi, crostacei ed insetti. È un film molto bello perché alla fine una delle persone che doveva contenere poliziotti e relegarli all'interno di questo distretto. Per un'esplosione di qualcosa, dei liquidi che avevano stivato questi alieni, viene contaminato e pian pianino si trasforma in uno di loro. C'è la possibilità di revertire la cosa, ma solo tornando nel pianeta d'origine di questi gamberoni, come vengono chiamati nel film, e il tutto si può avvenire solo se riparano l'astronave. Un bel film, ecco. Non tanto basato sull'aliene, ma sull'aspetto psicologico del rapporto che potrebbe avere ognuno di noi se si venisse trasformato in alieno. Una cosa particolare. Questo è Storage 24. Se guardate le mandibole, ricordano un po' quelle di un ragno molto grande. È un film così così, niente di eccezionale, però ditemi voi se non ricorda anche questo un insetto. Un film uscito da pochissimo che ho visto su Netflix, non faccio pubblicità a Netflix, però è un film che a me è piaciuto abbastanza, devo dire, e quindi è del 2021, è questo. Vede degli artropodi e gasteropodi modificati nelle dimensioni, nelle loro caratteristiche a causa di una sostanza rilasciata da una meteora che stava per colpire la Terra ed è stata distrutta tramite missili.
Praticamente questa sostanza rilasciata nella meteora ha colpito tutti gli artropodi, compresi i crostacei, e li ha fatti diventare enormi. Gli uomini per sopravvivere devono stare nascosti in dei bunker e vengono costantemente attaccati, ma vengono attaccati esclusivamente da quelli aggressivi. Esistono infatti la cosa bella, una delle prime parti che dopo vi racconterò i miei pensieri, vi racconterò i miei pensieri alla fine di tutto questo racconto, è che l'aspetto dell'insetto, c'è l'insetto aggressivo, l'artropode aggressivo, ma esiste anche l'artropode non aggressivo, anzi che se non viene disturbato potrebbe pure dare una mano. Questo film si chiama Love and Monster ed è del 2021. E come dicevo, forse è una delle prime volte in cui questi mostri, questi artropodi giganti, ci sono degli artropodi non aggressivi. Beh, un altro film ho dimenticato di dire, adesso mi è venuto in mente, era Dune. Non so se ve lo ricordate, un film bellissimo, a me è piaciuto tantissimo, anche se pesante. Aveva fra gli interpreti Sting, quindi faceva anche una particolare. Una parte molto particolare, era un cattivo Sting, però il film in sé era molto bello. C'erano questi vermoni giganteschi che alla fine venivano cavalcati da quelli dai buoni, praticamente. Comunque erano dei vermoni. Bene, diciamo che con la fantascienza abbiamo finito. Potremmo andare per la nostra terza ed ultima parte, al fantasy. Ho una sempre forma di fantascienza. E mettiamo qualcosa a cavallo fra i due generi. Spider-Man. Più insetto di questo, cioè insetto, più artropode di questo, l'uomo ragno è proprio a cavallo fra fantasia e fantascienza. Ma non era tanto per lui che volevo parlare, perché effettivamente di ragno ha sai ben poco, se non il fatto di lanciare delle ragnatele e che i ragni sono solo un paio di specie che lo fanno, ma per un altro personaggio che c'è all'interno della serie, che è il dottor Octopus. E anche lui, se ve lo ricordate, questa comunque è la sua immagine, a me ricorda un ragno. Il fatto che il povero ragno, io sono aracnofobo, anzi ero aracnofobo, adesso sono parzialmente aracnofobo, e praticamente il ragno capita spesso come essere cattivo nei film sia di fantascienza che fantasy. L'abbiamo trovato e ne parleremo fra poco anche nel Signore degli Anelli. Ma prima di arrivare a lui, potremmo parlare un attimo di un altro film che non è Harry Potter, perché ci sarà anche lui, ma direi Animali Fantastici e Dove Trovarli, ossia il seguito dei libri della Rowling, in cui ad esempio si può incontrare il Celestino o Bilwing, che è un insetto che punge e che vola così in fretta che di solito gli umani non lo vedono, infatti è questo qua. Poi c'è il Bothwulurk, che è un piccolo insetto senziente a forma di ramoscello, quindi un insetto stecco praticamente. Vi ricorda a me almeno ricordava l'insetto stecco. Questi sono nei film della Rowling. In realtà c'era anche questo, che è il ragno, il film Harry Potter, che ha avuto come ragno era l'acromantula, che era uno dei ragni parlanti. È una figura. Se avete visto i film di Harry Potter, è una figura un po' particolare perché sia buono che cattivo. Nel senso, aiuta Harry Potter, però vorrebbe mangiarsi i suoi amici. Come aspetto, è praticamente un ragno lupo, come vengono chiamati, o Wall Spider. Poi, come dicevo, così arriviamo. Non voglio trattenervi troppo perché sto facendo un excursus molto ampio, ma può essere anche noioso. Ritorniamo un attimo indietro su questa immagine. Questa è Shelob, Signore degli Anelli. La si vede nella terza, nel Ritorno del Re. È una trilogia che io adoro, l'avrò vista
almeno 6 volte, una volta anche tutta di seguito, quindi 9 ore di film nelle versioni complete, quindi quasi 10 ore di film, uno di seguito all'altro. Questa era Shelob, molto ben realizzata a livello di effetti speciali, con un unico grande difetto, che ha un pungiglione sull'addome. I ragni non pungono da lì, ma hanno il veleno nei cheliceri. L'errore grosso del film è quello lì, ma parlo da entomologo e non da appassionato di cinema. Però era un ragno fatto molto bene, e tutta la scena del combattimento, sia con Frodo sia con il suo aiutante, Sam Vizekenshi, è fatta molto bene. Ci sono poi altri film da ricordare, ad esempio queste, non so, sempre in settine, non so se avete visto. Io come regista amo particolarmente, anche se a volte è un po' non crudo, ma è molto triste, molto cupo, Guillermo del Toro. E questi film che ha fatto, queste immagini sono tratte dal film Hellboy, e sono le... scusate, mi è caduto... scusate un attimo, mi è caduta una cassa. Vediamo, vediamo se faccio disastro ancora. Ecco. Scusatemi, mi è caduta la cassa. Praticamente nel film di Guillermo del Toro, queste sono le fatine dei denti, che avevano una passione smisurata per l'avorio dei denti umani, e se venivano liberati mangiavano non solo l'avorio ma anche le ossa delle persone, quindi facevano fuori completamente le persone. Guillermo del Toro ha fatto parecchi film molto belli, ne ricordo un altro che era Il labirinto del fauno, dove un insetto magico appare all'improvviso alla ragazzina Ofelia e la conduce in questo mondo fantastico che la tiene lontana dalla guerra civile che sta affrontando il suo paese. Altri insetti cattivi erano, beh, nel film La mummia e gli scarabei carnivori, quindi anche parzialmente reali, quando nella trilogia delle mummie c'era la seconda, se non sbaglio, c'era la parte relativa proprio alle persone che venivano rinchiuse all'interno con questi scarabei carnivori. Però ricordiamoci anche delle parti belle. Inuk, campanellino, aveva le ali da piccola libellula, farfalla, una via di mezzo. Quindi ci sono anche, di solito gli insetti carini vengono considerati soprattutto le farfalle e a volte le libellule. Di film di Disney, fantasy, che hanno a fare con gli insetti ce ne sono ancora tanti, ma ho visto di fare una carrellata di quelli più importanti. Facciamo alcune considerazioni un po' particolari. Adesso faccio alcune considerazioni sull'insieme di come sono stati utilizzati gli insetti nel mondo del cinema, che venivano considerati inizialmente per il loro aspetto, diciamo, brutto, e per le loro peculiarità e per le loro caratteristiche aggressive. Sono aspetti peculiari come l'avvelenamento, il fatto di come si nutrono, che ad esempio abbiamo visto, se vi ricordate, in The Fly, che insegnava che espelleva i liquidi per sciogliere gli zuccheri e recuperarli, oppure il ragno che punge e scioglie i liquidi e li succhia perché non può mangiare solo in quel modo, oppure le vespe che utilizzano, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, parassitano gli esseri e quindi hanno trasportato tutta questa forma di parassitismo anche sull'essere umano. Erano situazioni che negli anni 50 e 60, secondo me, anche date da una situazione politica diversa, aiutavano a far gruppo comune a tutti gli esseri umani del blocco atlantico contro quello che doveva essere un ipotetico nemico del blocco sovietico, e che poteva bloccare con le radiazioni e fare le cose. Quindi si doveva creare un blocco comune. Passato il periodo della guerra fredda, abbiamo visto anche che le caratteristiche degli insetti non ci sono più. C'era collegata la guerra, ed era collegato ovviamente alla guerra nucleare, era tutto l'insieme di tutto legato a questo fattore della guerra fredda e della guerra nucleare. Fatto
Finita la guerra fredda, la guerra nucleare, le caratteristiche degli insetti vengono spostate, non sono più presenti sulla Terra, ma vengono messe su esseri immaginari, non a contatto diretto dell'uomo di tutti i giorni. Quindi abbiamo visto che negli anni 80 e 90 sono arrivati gli alieni, oppure i mostri delle fiabe e all'interno, come abbiamo visto, Hellboy. E altre situazioni analoghe vengono spostate su un contesto non reale ma di fantasia. E forse il perché di questo potrebbe essere un maggior rispetto per il mondo naturale o il mondo naturalistico, compreso il mondo degli insetti, quindi degli artropodi in genere. Ma probabilmente anche perché si è visto per non creare, generare fobie in una situazione attuale in cui le persone hanno paura praticamente di tutto, anche di uscire di casa per giusti motivi a volte. Quindi per non creare ulteriori fobie su ciò che si può trovare in casa, perché gli insetti, come sappiamo benissimo, si possono trovare in casa. Io ho un esempio banalissimo su Facebook, cioè quando si sente parlare di processionaria e ragno violino, la gente impazzisce, ha il terrore. Infatti avevo fatto anche un piccolo post dove avevo unito la parte anteriore del ragno violino con la parte posteriore del processionario per creare l'artropode più pericoloso al mondo. E ci sono fobie che vengono alimentate da una situazione particolare che non vale la pena portare avanti, e di conseguenza è bene, secondo me, è un bene che gli insetti nel mondo del cinema stiano prendendo un'altra forma e un altro significato. Volevo chiudere con una chicca, eccolo qua, il silenzio degli innocenti. Quale insetto più rappresentativo del cinema se non la Sfinge testa di morto? Per chi di voi ha già visto il mio breve documentario sulla Sfinge di testa di morto, o Acheronti Atropos, non è una novità, ma in questo caso invece, per chi non l'avesse visto, volevo farvi notare la particolarità. La Sfinge testa di morto, che abbiamo visto nel cartellone del film, in realtà il disegno che ha sul dorso non è la reale immagine della Sfinge testa di morto, ma è un fotomontaggio tratto, e qua lo vediamo ingrandito, è una foto creata da Salvatore Dalì e rappresenta un teschio umano formato da delle donne nude. È una piccola cosa che non tanti sanno, ma che avevo messo all'interno del piccolo documentario in maniera per spezzare sempre la parte naturalistica con qualche piccola notizia al di fuori di questo mondo. Ecco, volevo chiedere a voi che mi state seguendo in questo momento cosa ne pensate, se avete voglia di rivederlo, se non l'avete visto tutto. E la parte relativa del cinema, però volevo avere le vostre considerazioni sul mondo degli insetti del cinema. Io mi sono fatto un'idea, nel senso che c'è stato questo excursus nel tempo e variazione dell'aspetto dell'insetto cattivo che diventa un insetto spostato nel mondo fantastico. Però questa era una mia idea. Volevo sapere se voi avevate qualche altra idea. E sul mondo degli insetti del cinema. Penso di aver affrontato, non in modo esaustivo, ma abbastanza ampio, l'aspetto degli insetti nel cinema. Spero che vi sia piaciuto almeno spezzare ogni tanto dalla parte tecnica dell'entomologia. Adesso leggo un attimo, ecco, ah, Fabiola l'ha levata, ci vedeva un clown. Beh, io no, l'ho levata anch'io e sinceramente non era proprio un teschio, ma qualcosina si intravedeva. Una faccia sicuramente c'era, quello sì. È un bel insetto, un bel bruco, una bella farfalla, una bella falena. Sia il bruco che la falena della Sfinge testa di morto sono gli unici lepidotteri in grado di emettere suoni. Non so se ti è mai successo, Fabiola, di toccare sia l'adulto, fa questo stridio molto molto particolare. Infatti dicevano che portasse sfortuna proprio anche per quello, non solo per l'aspetto del disegno che aveva sul dorso, ma anche per il suono che emetteva.
Una cosa molto particolare, effettivamente. Mi sa che non ho null'altro da dirvi se non che ci rivediamo la settimana prossima, magari speriamo, non so se adesso cambiare orario, anzi lasciatemi un commento se vi va bene come orario 9 e mezza o se secondo voi è meglio spostare ad un altro orario, perché ad esempio ho visto alle 9 e mezza eravamo in 4. Dopo siamo riusciti alle 6, se magari a voi va meglio ad un altro orario, ditemelo, io mi attrezzo per farlo ad un'altra ora. Bene, mi sembra di aver detto tutto, non posso far altro che salutarvi. E ci sentiamo la prossima settimana. Non so ancora cosa vi presenterò, oppure lo so, ma voglio farvi una sorpresa. Bene, se avete qualche argomento di cui vorrete parlare, anche questo scrivetemelo nei commenti. Io sono a disposizione perché ovviamente parlo di quello che conosco un po' io, però se c'è qualcosa che vi interessa in particolare, lo tratto più che volentieri. Bene, ci sentiamo la prossima settimana. Un caro saluto a tutti e alla prossima. Ciao! Thank you.